4 e 5 novembre, come sapete qualche giorno fa abbiamo avuto modo di parlare con i presidenti, abbiamo una convention nazionale che si terrà a Riccione proprio per discutere dei temi che in questo momento rappresentano un po' i punti chiave della riflessione sul ruolo e sul futuro del volontariato. Un aspetto importante è che nei momenti di particolare acutezza il volontariato, quello che oggi viene chiamato fluido, è presente e ha una vocazione forte a partecipare. Ecco, credo che uno dei grandi obiettivi che a livello di pubblica assistenza dobbiamo, sul quale dobbiamo riflettere, sul quale dobbiamo far progredire la discussione, è proprio quello di riuscire a intercettare attraverso strumenti nuovi queste vocazioni che sono probabilmente parzialmente inespresse e che riflettono quella trasformazione della demografia sociale, della demografia professionale, del maggiore individualismo che si trova oggi nella società, ma che in qualche modo non cancellano, anzi tutt'altro, quello che è il ruolo del volontariato. Credo che dobbiamo appunto fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè stare attenti, essere sensibili, essere presenti sul territorio, metterci a disposizione delle istituzioni con le quali lavoriamo a fianco giorno per giorno e parallelamente avere anche un ruolo proattivo nel rapporto con le istituzioni, quindi essere soggetti che siano capaci di proporre, di essere presenti non solo nel fare servizi, non solo nell'esecuzione materiale di attività, ma proprio nell'andare a individuare delle linee di sviluppo che concordemente vanno a perpetrare quella qualità della vita migliore che tutti noi cerchiamo nelle nostre pubbliche assistenze.